Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qui di nuovo per raccontare un po', come sempre, i protagonisti, gli avvenimenti, le manifestazioni che si svolgono in Milano e nella città metropolitana di Milano. Quest'oggi è martedì e come tutti i martedì parliamo di periferie e lo facciamo insieme al nostro consueto e graditissimo ospite, Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Buongiorno Walter, allora lo vediamo di fianco a te, anche oggi ci ha portato un nuovo ospite, chi ci ha portato? Diciamo, questa è la settimana dei falò di Sant'Antonio, poi entreremo nel merito. Abbiamo Gianni Bianchi, che è presidente dell'associazione Amici Cascina all'Interno, Cascina ai bordi del Parco delle Cave, nella zona ovest di Milano. Benissimo, Buongiorno, buongiorno a allora, tutti. Sì. buongiorno Bianchi, buongiorno. Buongiorno. Insomma, Cascina all'Interno, ormai diciamolo, è abbastanza famosa, abbastanza conosciuta a Milano. Sì, Verrebbe da dire, non decisamente lo sì. sarebbe se non ci fosse stato in questi anni tutto il grande lavoro che avete fatto voi dell'Associazione Amici della Cascina Beh, all'Interno. sì, giusto. Senza farsi modesti, Senza, diciamocelo. no, beh, è così. In effetti l'associazione è nata nel 1994, quindi siamo entrati nel 24esimo anno di attività. Il nostro scopo era quello di far conoscere questo luogo per salvaguardarlo e abbiamo investito su quella che noi chiamiamo l'arma più efficace, che è quella della conoscenza. Quindi abbiamo fatto conoscere alla cittadinanza le caratteristiche peculiari di questo luogo e non solo, perché è l'avamposto del Parco delle Cave, è la porta d'ingresso del ben più vasto Parco Sud, ha tutto attorno un ambiente straordinariamente conservato con le marcite, con i fontanili, quindi è un angolo di contado milanese in piena città ed ha un passato illustre perché la più antica testimonianza risale addirittura al 1154, viene citata in una pergamena conservata nella canonica di Sant'Ambrogio, un atto che regimentava il passaggio ai prati dell'Oco Inferno, tra un certo Garicianus e appunto i frati i monaci di Sant'Ambrogio. A metà del 300 viene indicata come la probabile casa estiva e soggiorno estiva di Francesco Petrarca durante gli 8 anni nella Milano dei Visconti, dal 1353 al 1361. Petrarca amava tantissimo l'ambiente bucolico, cioè viene evidenziato in tantissime sue opere e in particolare la presenza di acqua. Lui aveva questo sesto senso per l'acqua, le celeberrime chiare, fresche, dolci acque, l'hanno un po' seguito tutta la vita. Non erano quelle della Cascina Non all'Interno, erano però, come quelle di dire, Cascina era all'Interno, erano un ambiente a lui le amato. acque della Sorga, a Fontaine de Fontaine Vaucluse, Vaucluse, che è fatto in famosissimo, Provenza. Ecco. Ma una città Petrarca che a vive ancora oggi, Milano, grazie a questi pochi versi. esatto, ma Petrarca a Milano rimase affascinato dai fonti piccoli e lucidi e così intrecciati tra loro che appena si può comprendere dove vengono e dove vadano, e sono indubbiamente i È fontanili. interessante pensare come appunto noi stiamo parlando di Cascina all'Interno sulla via Fratelli Zoe, nella zona ovest di Milano, una zona in piena città oramai che noi vediamo tra grandi palazzi, anzi soprattutto in una zona dove però rimane ancora un piccolo polmone, anzi piccolo, un Piccolo. bel gran bel polmone di verde cittadino. Pensiamo però appunto negli anni, adesso parlavamo diciamo 1800 così, insomma, dove davvero c'era un'infinità di Sì, fontanili, i boschi. boschi, le sorgenti di agricoltura perfetta, il territorio era molto produttivo. Se in una celeberrima lettera Petrarca ricorda i frutti che gli umili suoi vicini, cioè i contadini all'epoca, gli portavano, cita pesci dai fonti, anitre Pesce. dai paludi, Fantastico. pomma dagli alberi, uggelletti dai nidi, fioretti dai prati. Ecco, quindi da questa lettera traspare un ambiente bucolico, un ambiente bellissimo, una sorta di piccolo Eden, immaginate con queste sorgenti d'acqua che Il bello zampillano. effettivamente è che anche adesso, appunto, intorno a questi palazzi, intorno a tutta questa città che ormai ha conquistato la zona, però riusciamo ancora a scorgere un po' di Beh, questo, no? diciamo c'è ancora tutto, perché la parte del Parco delle Cave verso Cascina all'Interno, che
come si diceva, è la porta d'ingresso del Parco delle Cave e del ben più vasto Parco Sud, appena fuori dall'interno c'è ancora il territorio coltivato, ma in maniera eccezionale dagli agricoltori che curano queste aree agricole del Parco delle Cave. E quindi si intravedono ancora i segni del paesaggio tal quale era alcuni secoli fa. Ci sono ancora le stradine, i passaggi a misura di uomo e di cavallo. Adesso passano i trattori, logicamente, perché l'agricoltura non si può più fare in modo diciamo antidiluviano. Però la trama del paesaggio, i filari, i fossi d'acqua, hanno ancora un aspetto difficilmente ritrovabile anche all'esterno di Milano, perché all'esterno di Milano l'agricoltura è ormai industrializzata, hanno spianato tutto, hanno riscavato canali enormi e usano i mezzi meccanici per coltivare. Qui invece c'è ancora la mano dell'uomo. Ed è proprio questa la fortuna, forse mi viene da dire, di Cascina all'interno, nel senso che appunto, rimanendo un baluardo anche di storia, di sì, cultura, sì, e di agricoltura, appunto poi mi raccontate che in effetti nasce anche un progetto proprio di agricoltura a proposito. Sì, noi abbiamo insieme, subito, no? Con entusiasmo aderito alla proposta formulata da Walter un po' di anni fa, Walter, un po' di lustro col progetto Agricultura, appunto per esaltare l'aspetto culturale del mondo agricolo. E insomma, è un aspetto emozionante e irripetibile. Tu già dicevi che insomma avete salvato Cascina all'interno, perché diciamo a un certo punto Cascina all'interno era entrato nei piani di cementificazione, adesso rimaniamo, diciamo, la grossa così, poi nel senso non aveva un gran futuro da certi piani nel lontano 1992 venne presentato un progetto per trasformarlo in un residence, avrebbe mantenuto la fisionomia del luogo, ma avrebbe fatto scomparire il comparto agricolo, l'attività agricola, quindi avrebbe snaturato completamente. E invece, appunto, mi dicevi, con la conoscenza siete riusciti a salvare questo luogo, ma viene da dire anche con la condivisione, penso che poi l'avete, cioè non l'avete fatto solo conoscere, l'avete fatto vivere anche alla città. Sì, siamo riusciti a riportare la vita in questo luogo che era ormai abbandonato. Cioè, grazie all'attività dell'associazione affiancata all'attività agricola fino al 2002, siamo riusciti a far tornare la gente in antiche mura ormai mute, perché la Cascina interno è stata vissuta intensamente dalla gente fino agli anni 50-60, poi dopodiché pian pianino si è svuotata. E per capire quanto invece intensamente ancora adesso viene vissuta la Cascina nelle giornate di festa, nelle giornate speciali, ci è bastato vedere domenica il grande successo del Falò di Sant'Antonio di domenica. Siamo ancora stupiti, nonostante sia la 24esima edizione che organizziamo come associazione, ma in realtà con le famiglie dei residenti, col grande Ferruccio Vanzù, che anche Walter ha avuto il grandissimo piacere e onore di conoscere, lo facevamo da tempo in memore. Domenica è stata una cosa fantastica, dicono che siano confluite a Cascina interno più di 1000 persone, ma la cosa bellissima erano le centinaia di bambini entusiasti, con i visi sorridenti, cioè con la gioia di essere a Cascina interno. Questa è la più grande gratificazione, è il più grande, dico, rimborso, tra virgolette, del grande lavoro che facciamo organizzativo, perché insomma organizziamo mediamente una cinquantina di iniziative all'anno, tutte volutamente gratuite, vediamo delle immagini con il bellissimo falò della... Esatto, quello è il momento dell'accensione della catasta, è stata accesa come tradizione da 3 bambini, perché la catasta riproduce il metodo cosiddetto Vanzù, in ricordo di Ferruccio Vanzù. Ecco. È una catasta pensile, nel senso che ha un piano rialzato, circa un metro di altezza da terra, per permettere all'ossigeno, all'aria, di entrare da sotto e combustione ottimale. Ci sono 3 aperture e per tradizione la catasta degli amici di Cascina interno viene incendiata dai bambini, appunto come segno di speranza verso il nuovo, verso la rinascita. Il falò testimonia la fine della stagione invernale, si va incontro alla luce, si va incontro alla primavera. In modo metaforico si bruciano
le amarezze, i guai del passato, dell'anno appena passato, in segno di speranza per il nuovo anno. Bisogna guardare anche poi il fumo da che parte va, mi dicevano, giusto? Esattamente, se il fumo va verso est, le previsioni sono ottime, se va verso ovest, no. Però Com'è andata quest'anno? è andato verso est, Ah, meno male, quindi dovrebbe ok, è un bel andare benissimo. 2018. Ecco, perché brucia così bene? Sì? Perché Ecco, lì non è stato utilizzato alcun materiale c'è la comburente, diavolina dentro, no, assolutamente. Il cuore è fatto di cassette della frutta e di paglia. E poi il tutto viene ricoperto con legna estremamente secca della potatura dell'anno Ah, precedente ok. e messa a regola d'arte dai tre impareggiabili fuochisti, c'è Angelo Bianchi, c'è il Dario Garbin e c'è Claudio Vanzù, che ha preso il testimone da suo papà, dal papà Ferruccio. E pensiamo che anche il grande Ferruccio, affacciandosi da dove si Davvero, trova davvero tuttora, bello, sia emozionante, stato. come diceva appunto tantissima gente che ogni anno poi si emoziona davanti a Esatto, tanto beh, spettacolo. mi Si è sto emozionato anche emozionando Gianni. ancora Nonostante le adesso. 24 Sì, edizioni, ma Gianni si emoziona ogni io volta. mi emoziono anche quando porto scolaresche, visitatori, studenti del Politecnico in giro per le stradine del parco a spiegare le marcite, a spiegare la chiusa dei Tribaseloni, perché questa terra è troppo bella. È troppo bella e Ecco, quindi guarda, ci si quello emoziona. che stiamo raccontando non è però un'eccezione, nel senso che in realtà uno pensa che ci sia solo con una cascina a Milano che fa una cosa del genere, invece abbiamo contato, so, avete contato, avete consulta per il Fermilano, almeno 10 falò di Sì, Sant'Antonio in quest'anno queste giornate, diciamo giusto? che già nel corso degli anni generalmente si attestano sulla decina nei momenti migliori, perché poi ci sono anche tutta una serie di questioni burocratiche da affrontare e Immagino. risolvere. Non è che uno Non va a tocchiamo il tasto 100 perché so che no, va a anche cento... Gianni su questo avrebbe da dire. No, no, Va a no, 100 e proprio falò, ci vuole, quindi. scusami se mi intrometto, Walter, ci vuole una speciale deroga rilasciata dal sindaco. Perché c'è la legge regionale antinquinamento che proibisce l'accensione di fiamme libere fino a un'altezza di 300 metri. C'è una deroga apposta per i falò, per la tradizione, la salvaguardia della tradizione. Bisogna presentare domanda per Domanda tempo. tutto. C'è una pratica proprio istruita dall'ufficio manifestazione del Comune di No, Milano mai. e va seguita Affatto, ed è giusto, sono molto pignoli. Ed è giusto così perché c'è di mezzo la no. sicurezza, Certo. Bisogna c'è di fare cose mezzo la fatte salute bene. delle persone, è giusto che sia così. No, che perché insomma bruciare va bene, poi chissà cosa brucia certa gente, insomma che ci Esatto, sia un po' di controllo anche su esattamente. questo, giusto. E mi diceva appunto Poi ce ne Walter. sono per esempio quest'anno Tanto 10. vediamo proprio la mappa dei 10 di quest'anno. Il calendario, diciamo così, ha preso avvio un pelino prima rispetto a quello che è consueto, di consuetudine, con sabato 13 abbiamo avuto tre falò, dopodiché quello di Cascina all'interno domenica e proseguiremo fino a una chiusura domenica 21, Oh, stasera dove ad esempio alla questa sera al Campazzo, Parco del giusto? Ticinello, alla Cascina Campazzo, c'è il falò di Che bello Sant'Antonio. vedere così tante cascine all'interno però di questa lista, Se bella questa posso dire cosa. qualcosa sul falò di Cascina Campazzo, Sì. è indubbiamente il falò più vicino alla tradizione, perché oltre alla catasta in fiamme, al solito vin brûlé, il momento di festa, c'è la parte emozionante che è la benedizione degli animali della cascina, i vitellini, le mucche, le vacche gravide, e il parroco gira in mezzo alla stalla, in mezzo ai vitelli, benedice gli animali. Questo è veramente il falò della tradizione. Il nostro è già più un falò, diciamo, storico e così Vocativo. evocativo. Quello di Cascina Campazzo è altamente emotivo, è talmente emozionante. Veramente, è stupendo. Lì da Andrea Falappi e da suo fratello Nazareno si respira veramente un'aria d'altri tempi, una Bello. cascina con, mi pare, più di 100 vacche da Wow. latte e siamo a 200 metri dalla fermata Sì, a perché abbiamo fatto Biategrasso, Piazza di piazzale Bettegaso. Biategrasso. Esattamente. Ecco, dicevo, quindi ci sono questa decina di falò che cercano, e questo è stato anche il motivo per cui facciamo il calendario e lo diffondiamo, in maniera tale che la cittadinanza milanese possa conoscere quello che avviene nella nostra città e non solamente come dei singoli episodi, ma una serie sistemica di episodi che rimanda a quello che è il sistema agricolo della città di Milano.
perché nella nostra città, che è molto costruita, però c'è ancora un 16-17% del territorio che è destinato all'attività agricola, sia perché c'è una presenza di cascine agricole, come diceva Gianni prima, con il bestiame, per cui uno può andare a vedere una cascina agricola vera. E noi diciamo che per vedere una cascina agricola non bisogna andare chissà dove, una vera fattoria la trovi in periferia, a qualche chilometro dal Duomo. Qui nella zona 7 abbiamo la cascina Caldera, con tantissimi animali da cortile, molto bello. Guardando, devo dire che la nostra zona è un po' più agricola forse rispetto ad altre. È la zona più verde, più verde di Milano. Ma diciamo che però, in tutta la cerchia che va da ovest, no? Continua a sud e arriva fino a est, in questa fascia, sì. No? È una zona profondamente verde, una zona anche profondamente agricola, perché è costellata di cascine, appunto dicevamo, complessivamente a Milano, ma avremo modo di approfondire il tema in una puntata successiva, ci sono circa 70-80 aziende agricole, sia vere e proprie aziende agricole, sia con attività florovivaistica. Ecco, questo è quello che ha consentito nel tempo, non era scontato il preservare il verde e l'attività agricola a Milano. Tutte queste presenze hanno consentito di preservare un territorio che oggi è possibile visitare come, tra virgolette, mille anni fa, per certi aspetti, perché appunto sono rimasti degli insediamenti molto interessanti, documentati anche. Adesso qui ci sono, abbiamo portato una serie di libri. Perché poi in questo accennava Gianni al progetto Agricultura, la prima cosa è far conoscere, noi diciamo spesso, citiamo Bonvesin dalla Riva, che nel 1888, esatto, per cui ormai tantissimi anni fa, diceva che i milanesi non conoscono Milano e tantomeno riescono a farla conoscere agli stranieri. No? È una situazione che possiamo dire anche di oggi, dove i primi a non conoscere la nostra città siamo esattamente noi milanesi, e poi è chiaro che avendo circa 250 residenti stranieri, se non la conosciamo noi, anche loro non riescono a conoscerla. Ma c'è tutta un'attività di pubblicazioni che proprio cercano di documentare di volta in volta, e sono anche l'oggetto di presentazioni, appunto, di libri, di occasione di fare informazione, perché se uno conosce poi riesce anche a visitare e quindi ad apprezzare. Questo è il tema, è il filo conduttore, quindi anche di questa iniziativa dei Falò, per esempio. C'è poco da fare, non c'è niente come la cascina, comunque il borgo agricolo, per raccontare non solo un luogo, ma proprio la storia, poi anche della città intera, la storia economica di un paese, le tradizioni. Tutto, cioè non è solo l'architettura, cioè non è solo una cascina, è tanto tanto, infatti, di più. Milano, è un sistema di vita, è un sistema di vita, appunto. Milano, poi Walter può entrare di più nel dettaglio, ha un cuore agricolo, che ricordava, purtroppo spesso ci dimentichiamo, ettari ancora coltivati, di quella 70 circa di aziende agricole presenti, circa la metà si è consorziata nel consorzio DAM del distretto agricolo milanese, per rilanciare questa attività di agricoltura urbana con ottimi risultati. Vabbè, perché troviamo il riso di Milano a Messelunga, lo troviamo anche nella grande distribuzione, che una volta era preclusa. Possono benissimo vivere le due realtà, diciamo, di Milano, quella super economica, super tecnologica della grande città europea, con tutto invece un territorio agricolo che deve riprendere forse ancora aggiungo più spazio. Che oltre alle aziende agricole produttive classiche, quelli del circuito del DAM, ci sono una miriade di produttori del biologico, e ci sono molti mercati che proprio dal produttore al consumatore. Ad esempio, noi lì a Cascina all'interno ogni sabato mattina c'è il mercatino biologico, con il miele del Mauro Veca, il riso della Battivacco, le verdure della Francesca che arriva da Rò e dal consorzio bio, dalla rete biologica. E quindi è un momento straordinario, perché tu vedi i prodotti e li parli direttamente col produttore, con quello che ha i famosi calli sulle mani, quindi veramente dal produttore al consumatore, che è il primo requisito per la genuinità e la salubrità del prodotto. E diceva appunto che, a testimonianza di tutto questo, ci sono davvero un numero di pubblicazioni che avete qua davanti, sono alcune, vario genere, perché quella fatta dal comune, quella fatta direttamente da Gianni, cioè abbiamo davvero di tutto di più. Quella che mi ha colpito
Perché questa qui è molto bella, questa qui è davvero interessante, la foto anche, questa gallina con in fondo invece le case, credo siano Treno giù di lì, credo da quella zona lì, insomma davvero, davvero interessante, nord, credo, sì, no, sì, qualcosa del genere, qualcosa su di là, verso Quarto Giaro così. Quello mi ha stupito perché insomma è un bigino, se lo vedete, no, insomma, la Bibbia, sembra, non so quanto, pesa anche, sono 440, è un volume di peso, è un volume di peso, 400, 440 pagine, pagine, ci sono 130. E voi pensate, ci saranno tutte le cascine d'Italia allora qua dentro? No, ci sono solo le cascine esistenti e non più esistenti della zona ovest di Milano, eccolo, cioè del quadrante diciamo dalla Pugnano in giù e da Corso in Consù, diciamo, esatto, ecco. Nello spicchio di città spicchio, compreso tra il Sempione, ecco, a nord, ecco, e la Vigevanese a sud, ecco, ne contava quante? Ecco, sono 135, 135 cascine. E di queste le condizioni sono abbastanza drammatiche, però per ogni cascina abbiamo, parlo in plurale perché il coatore è mio fratello Angelo, che è bravissimo, e, insomma, abbiamo suddiviso anche le cascine per, diciamo, tipologia di, così, di, come si può dire, di esistenza, cioè c'è la cascina diroccata, c'è quella destinata ad altri usi, quella restaurata, quella attiva, e, è un lavoro, ci ha impegnato parecchi anni, sono 22 capitoli, ripeto, 133 cascine. La copertina abbiamo di ogni capitolo, e questa è la significativa, la copertina, quello è il quartiere La Viridiana di Via delle Forze Armate, con una bella spiga di grano in primo piano, cioè, dice tutto. L'immagine è ancora attualissima. Sì, e... la copertina dice tutto, insomma. Comunque lì ci sono testimonianze storiche, documenti d'archivio, interviste alle persone. E come dice sempre mio fratello Angelo, i protagonisti di quel libro non siamo stati noi due a scriverlo, ma tutte le persone che hanno contribuito, ci hanno fornito informazione, hanno aperto i loro cassetti, ci sono centinaia e centinaia di fotografie, tutti con la loro didascalia precisa, perché bisogna essere precisi quando si pubblica qualcosa. E non pensate che siano gli unici cascine a Punto di Milano, perché vedi, vedono ad esempio altre tue delle pubblicazioni invece che parlano dell'altra zona, completamente d'altra parte, ad esempio Riccardo, zona 5. Sì, diciamo che qui ci sono due pubblicazioni di Riccardo Tammaro, che è presidente di Fondazione Milano Policroma, che condivide appunto questo progetto agricoltura, e qui c'è Borghi e Cascine della zona 4, e in questo caso Borghi e Cascine della zona 5. Ecco, per dire che queste documentano delle realtà che sono incontrabili, sono state salvaguardate grazie alla tenacia di chi c'era, sia degli agricoltori presenti, perché teniamo conto che normalmente il territorio del Comune di Milano, in particolare quello agricolo, era un terreno lì vuoto in attesa di essere riutilizzato, perché l'agricoltura a Milano non si pensava, soprattutto qualche lustro fa, che fosse una ricchezza per la città, ma era qualcosa di inutilizzato, vediamo come poi farlo diventare utilizzato. Era un vuoto da riempire, no? Veniva definito. Esattamente. Bastava riempirlo di nuovo l'agricoltura ed era la cosa migliore da fare. È stato riempito purtroppo con degli insediamenti anche non propriamente invece, dove invece forse non si è intervenuti e alla fine si è ritornati a fare quello che andava fatto, poi forse la risposta è stata la cosa migliore, no? Per cui c'era proprio, c'era, io credo proprio questo, giusto, Walter, mi dicevi, poi ne parleremo anche nella prossima puntata, credo, proprio di il 30, sarà martedì 30, proprio dell'agricoltura, esattamente. Quindi ne parleremo anche dal punto di vista più, diciamo, politico ed economico a livello... Con il distretto agricolo milanese, appunto a livello di città. Oggi invece vogliamo appunto ricordare invece la tradizione di Sant'Antonio del Porcès, diceva, Sant'Antonio del Porcès, che insomma porta comunque ogni anno a ricordare questa tradizione, e sempre di più cerca di avvicinare un po' la gente, sì, a queste tradizioni che non si devono perdere. Non si devono perdere, anche perché sono talmente proprio facili, perché uno dei segreti, mi hanno detto, dell'attività che svolgiamo come associazione Amici Cascine Interno è la voluta semplicità delle iniziative. Andiamo dal falò alla Lugirola, alle passeggiate notturne nel Parco delle Cava, alla riscoperta delle lucciole. Ogni anno è un crescente successo, quest'anno dovremmo trovare una nuova formula per impedire il blackout, perché quando arriva troppa gente poi si rischia il flop. Abbiamo la Notte delle Stelle Cadenti, anche quella visitatissima. La Santa Messa di Natale
in chiesettina, anche questa è una ricorrenza ormai rinunciabile. Ecco, però consentitemi, ne approfitto per ringraziare di cuore, di vero cuore, i miei soci, i soci della Mistica Scena Interna, perché va bene, van bene le idee, van bene le proposte, van bene i progetti, va bene tutto quanto, ma se non hai una squadra di persone in gamba, serie, motivate, entusiaste alle tue spalle, sei uno, sarai anche il numero uno, ma sei l'uno di te stesso. Io ho la grande fortuna come presidente dell'associazione di avere una squadra veramente di amici, una squadra di gente valida e che concretizza di idee fantastiche, però tutti devono avere la stessa caratteristica, la semplicità, perché la gente quando viene in Cascina Interno trova appunto la semplicità, la gioia di stare assieme, bere un caffè in compagnia, stare un'ora sull'aia a chiacchierare, ecco un luogo quasi di disinquinamento morale rispetto al caos. Non sono parole dette a caso, sono veramente immagini quotidiane che si possono vedere alla Cascina Interno. Se passate lì le vedrete, avete già negli altri soci di chiacchierare. C'è sempre un ottimo caffè a sabato pomeriggio, sì. Venite a trovarci, sarete accolti da dai miei soci. A casa. Noi l'unico requisito che chiediamo è uno solo, è entrare in Cascina Interno in punta di piedi, poi la Cascina Interno è di tutti. Non è degli amici di Cascina Interno, né dei Gianni Bianchi, né nessun altro. La Cascina Interno è pubblica, è del Comune di Milano. Noi ci siamo assunti l'impegno di dare vita a questo luogo, ma è di tutti, è la casa di tutti. Però l'unico requisito è entrare in punta di piedi e poi uno è padrone di Cascina Interno. Perfetto. Gianni, io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, grazie mille per l'ottimo lavoro che hai fatto a Cascina Interno e complimenti per il grande successo del Falò. Il cuore e la passione ti fa superare tutti gli ostacoli. Poi quando ti vedi lì mille persone emozionate e i bambini entusiasti, questa è la più grande gratificazione che per un organizzatore di eventi che possa esserci. Veramente ho ancora emozione dopo quello che ho visto domenica sera all'interno e come diciamo noi anche all'esterno dell'all'interno, perché c'era il cortile gremito di persone e poi soprattutto il Falò, che l'abbiamo fatto nel prato del Falò, che è a circa 100 metri dalla Cascina. Vedere le immagini di questa gente veramente emozionata, veramente mi emoziona. Ecco, vedo la loro emozione e noi sentiamo tutta l'emozione che hai, la traspari e la trasmetti tutta quanta anche a noi. Grazie davvero, Gianni. Grazie a voi, Walter. Grazie mille a te per averci portato Gianni, per averci fatto comunque questa testimonianza. E non vediamo l'ora, appunto, diciamo il 30, parleremo appunto ancora più approfonditamente di agricoltura. Agricoltura a Milano, certo. E quindi sistema di come si può fare per migliorare. Esattamente, proprio questo è il tema, cioè che la città abbia una visione sistemica. Tutti quanti dicono che bisogna fare il sistema, poi normalmente si dice che non lo si fa, anzi il dato reale, ma questo in tutti i campi. Per quello che in questa occasione dei Falò abbiamo voluto rappresentare questa realtà dei Falò che c'è, appunto costella una buona parte della città, come peraltro per tante insieme altre occasioni. Per chi vuole prepararsi magari un po' sul tema, invitiamo ad andare su periferiamilano.com, uh-huh, dove c'è anche lo scenario delle cascine agricole, magari non proprio tutte agricole, quelle che abbiamo evidenziato, però una grossa parte, in maniera tale che uno possa avere una rappresentazione della città, perché non ci sono delle cose che vengono fatte non si sa bene da chi, ma chi preserva il territorio è perché per esempio lo lavora. E allora abbiamo questo 17% di territorio che non bisogna mai dare per scontato che sia preservato. Nello stesso tempo anche in questa città tutte queste iniziative di volontariato che ci sono, che sono numerosissime, devono essere conosciute e ricomprese anche in una logica politica, cioè quello di uno sguardo della città, perché queste aiutano realmente la città e non bisogna lasciarle al loro destino finché ci sono, dare per scontato che ci siano, proprio avere un'attenzione particolare proprio anche con degli interventi specifici che possono aiutare chi magari solamente a livello di volontariato fa delle cose però importanti. Qui abbiamo un'associazione che dura da 25 anni
no? Ce ne sono altre che ancora di più e che reggono. Quindi questo è il tema della città. A fine mese parleremo appunto nella puntata del 30 di questo tema con, mi dicevi, il tuo socio. Con il distretto agricolo milanese. Va bene, Walter, grazie mille davvero per la puntata di oggi. Grazie a voi, come al solito. Interessante. Grazie ancora a Gianni Bianchi, presidente dell'associazione Amici Cascina L'Interno. Grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito qui in diretta. L'appuntamento, come sempre, è rimandato alle ore 18 di oggi, di questa sera, con l'edizione serale dell'informazione di Milano News. Per quanto riguarda Good Morning Milano, beh, ci vediamo invece domani alle 12.30, sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci e a presto.